E Trieste è stata una città cinematografica fin da subito, se pensiamo che la prima proiezione è avvenuta in città pochi mesi dopo quella dei Lumière. Quindi una città che da subito ha avuto una grandissima passione per il cinema che si è sviluppata per tutto il Novecento. Prende il via anche da questa semplice considerazione la mostra Il cinema in posa, da domani in Palazzo Gopcevic, allestita dai Civici Musei di Storia ed Arte attingendo al patrimonio della propria fototeca. La fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte consta di quasi 3 milioni di fotografie. Il nostro scopo è quello di catalogare per valorizzare il nostro patrimonio. La mostra, che si snoda lungo la Sala Selva, racconta il rapporto fra la città e il cinema, soprattutto in un dopoguerra che già aspettava gli anni del boom economico. Il cinema era comunicazione, era arte, rappresentazione anche di un periodo storico che era quello del dopoguerra. Questa mostra si focalizza sulla seconda metà del secolo, particolarmente sul dopoguerra, i primi anni, fino agli anni 60. Illustrando sia i luoghi del cinema, quindi i cinema, che erano numerosissimi, sia i film che sono stati realizzati con grandi attori e grandi registi. Erano i tempi in cui nelle parrocchie, nei ricreatori, eccetera, si faceva il cineforum, si facevano rappresentazioni, quindi c'era un pullulare di iniziative per rappresentare quella che era la realtà, soprattutto del nostro paese. Un periodo ripercorso grazie agli scatti dei fotografi più importanti dell'epoca, che prende il visitatore per mano e lo riporta dentro sale storiche come il Fenice o l'Excelsior, ma che consente di rivivere le riprese di film epici per la città come senilità e di incontrare nuovamente personaggi che a Trieste sono passati magari anche solo per promuovere un film o per effettuare dei provini o per cercare fonti di ispirazione. Ecco allora Claudia Cardinale, che regala come effigie della mostra la sua Angiolina in senilità, Silvana Mangano, la Pampanini, Sofia Loren, Victor Mature, Vittorio De Sica, Federico Fellini e gli eroi nostrani, fra cui Fulvia Franco, Tiberio Mitri e Livio Lorenzon, il mitico marchese Stucchi del Vedovo. Il connubio tra fotografia e cinema, e a Trieste in particolare, è davvero presente, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e in tutti gli anni 50 in particolare. Uno spazio doveroso e dedicato anche al critico Tino Ranieri. La mostra resterà aperta fino al 13 ottobre.